Abbiamo con noi due celebrità del Liceo delle Scienze Umane di Verola Nuova. Pronti? Nome? Matilde. Andrea. Età? 17, quasi 18. 17. Dove abitate? San Gervasio Bresciano. Quinzano Toglio. Ragazzi, che classe frequentate? Quarta D, Liceo delle Scienze Umane. Quarta E, Liceo delle Scienze Umane. E in quale articolazione? Tradizionale. Opzione economico-sociale. Diteci un po', quali sono le materie tipiche della vostra articolazione? Beh, le scienze umane, che comprendono la psicologia, la pedagogia, la sociologia e l'antropologia, la filosofia, il latino, storia dell'arte e l'inglese. Scienze umane, che comprendono psicologia, antropologia, pedagogia e sociologia, filosofia, inglese e francese, diritto ed economia politica e storia dell'arte. Ok, fino a qua bravissimi, ma ora ditemi dai, quali sono le vostre materie preferite? Beh, la psicologia, la storia ed il latino. Scienze umane, diritto ed economia e filosofia. Ragazzi, ho una curiosità, perché avete scelto il Mazzolari? Ho scelto il Mazzolari perché è una scuola attenta ai bisogni di noi studenti e capace di valorizzare le nostre potenzialità. È una scuola storica nel nostro territorio, è un punto di riferimento in tutta la Bassa Bresciana e offre diverse opzioni agli studenti su che indirizzo fare. E a proposito di diverse opzioni, perché avete scelto proprio il Liceo delle Scienze Umane e magari diteci anche perché proprio la vostra articolazione? Ho scelto il Liceo delle Scienze Umane tradizionale perché da grande mi piacerebbe lavorare a contatto con le persone e aiutarle nella loro vita quotidiana. Mi piace molto economia e diritto, che è una materia che porto per tutti i 5 gli anni del mio percorso e perché oltre all'inglese faccio una seconda lingua che è il francese. Ragazzi, a chi consigliereste il vostro percorso di studi? Consiglierei il mio percorso di studi a chiunque sia interessato al mondo della formazione e dell'educazione e che da grande vorrebbe lavorare appunto in questo settore. Consiglio il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale a chi ama diritto ed economia e vorrebbe nel percorso tenere aperto lo sguardo su scenari economici, politici ed internazionali e a chi ama le lingue come l'inglese o il francese. Ottimo ragazzi, un'ultima battuta, un consiglio, un augurio che avete da rivolgere ai futuri studenti del Mazzolari? Ragazzi, fate le vostre scelte, non le scelte di chi vi sta intorno e mi raccomando, dovete essere felici voi e non nessun altro. Scegliete bene l'indirizzo che volete fare, divertitevi e studiate, che serve anche quello. Grazie Andrea, grazie Matilde, ciao! Ciao! Ciao!